Ma che cos'è Malmutor? Malmutor è un evento che intende rievocare idealmente tutte quelle sensazioni, emozioni e rapporti umani che si creano all'interno di eventi come per esempio la Dakar. Qui troviamo il bivacco, il parco chiuso, serate a tema con tutti i protagonisti della Dakar e ovviamente la sabbia della spiaggia di Rimini per rievocare il più possibile i percorsi africani. Quindi non resta altro che salire in sella e vivere questa nuova avventura. Siamo arrivati a Rimini, siamo in attesa delle verifiche tecniche della Malmutor, tutto pronto per un weekend incredibile con 7 km di spiaggia. Non vedo l'ora. Husqvarna è pronta a far sentire il suo motore rombante. Vediamo, ci sono anche personaggi importanti. Ciao Kim. Ciro, pronto? Con GS, giusto? Come no? Con un cilindro in meno. Però. Esatto, e 100 kg in meno. Eh? E 100 kg in meno. Allora, finché attendiamo la partenza, che sarà tra una decina di minuti circa, con i 7 km in spiaggia, faccio vedere come hanno allestito il paddock. Sembra quasi il paddock del mondiale rally della Dakar o qualsiasi evento di altissimo livello. Come vediamo, tutti gli stand delle case ufficiali con Honda che espone le sue moto. Abbiamo anche lì Honda, KTM di qua, Yamaha e TM. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Tra poco si partirà con 7 km di spiaggia sul lungomare, spiaggia libera, hanno allestito tutto quanto, messo in sicurezza tutto quanto il più possibile, vabbè, anche zero motorcycle, non può mai mancare, giustamente. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa, anche Triumph, che non può mancare. Eccola qua, la spiaggia, qui abbiamo il pistino di domenica, quindi faremo tutto quel pezzo là, lungo la battigia, diciamo, quindi lungomare per 7 km. Che spettacolo, non vedo l'ora. Ho avvistato un mezzo interessante, la Mina di Team Caprioni, prototipo su base Desert X che avevamo visto a Dakar 2022. Che spettacolo, penso che questa sia la versione definitiva, immagino. Che mezzo, ragazzi, che mezzo. Siamo pronti a partire, inizieranno a partire il team della Bimota, prima volta a Rimini con le nuove Bimota specialistiche da enduro, e poi uno a uno successivamente inizieranno a partire i piloti che iniziano a scaldare i motori. Sta per iniziare Malmutor, la prima edizione di Malmutor, con un bellissimo percorso, 7 km sulla spiaggia e poi tutto nell'entroterra di Rimini. Siamo pronti, si parte. Bocca al lupo. No, grazie anche a te. Ciao, si parte Malmutor 2023, 7 km di spiaggia, ho già il terrore, sul duro, perché qua collare oggi, però mi sta dando troppo fastidio quando in discesa alzo la testa per quando mi allungo all'indietro, batto sempre con il casco, insomma è un po' limitante, quindi mi sa che domani lo lascio in hotel. Guarda che adesso mi lancio finché dico queste cose. Calma Ale, calma, non sei concentrato oggi.
ritrovato il gruppetto che sono fermati a prendere fiato, ad aspettarmi anche. Oggi tappa, diciamo, tappa prologo abbastanza breve, perché siamo partiti, i primi sono partiti alle 14.30 circa, l'arrivo sarà per le 18 immagino. Sono ancora 38 km, siamo circa a metà. Guarda che stradone, cazzo! Sembra l'argine del Po questo qua. Bello! Ci stiamo avvicinando al mare. Stanno tornando i sabbioni, qui siamo sulle sponde di un fiume. Sta per concludersi questa prima giornata di Malmotor. Devo dire che il percorso è bello interessante. Peccato appunto per il brutto episodio dell'inizio. Eccoci qua. Secondo giorno di Malmotor, siamo pronti. Giro pronto? Carichissimi! Oggi traccia da 220 km. Si parte anche oggi sulla spiaggia, quindi vediamo se riusciamo a tagliarci anche oggi. Ma ci sono i pro con Cesare, Ottavio, Gader, quindi gente che il manico glielo dà, gas glielo dà, bello forte. Dai che ci divertiamo anche oggi. Ciao! Vai! Secondo giorno Malmotor, altri 7 km sulla spiaggia di Rimini, 8:30 del mattino, attenzione ai sabbioni, gas costante, posizione arretrata per alleggerire il più possibile l'anteriore, bisogna tenere sempre in trazione, bello però con il sole così, che sorge sul mare di Rimini. Spettacolo, che spettacolo la spiaggia. Ieri, per il fatto che è successo un po' per la prima volta sulla sabbia, non me la so goduta, invece oggi tutto indietro, gas costante, mettere in trazione il posteriore, alleggerire l'anteriore e via, si va anche nella parte un po' più smossa. Si inizia a fare qualche stradina interessante in questa seconda giornata, percorso sburone, quello un po' più impegnativo, l'altro era il Patacca, bellissimi nomi così, proprio in stile romagnolo. Siamo quasi a metà del percorso, Ciro l'ho perso di vista da un paio d'ore almeno, chissà dov'è. Giorgio purtroppo ieri verso la fine ha rotto la moto, quindi ci ha abbandonato. In teoria quest'oggi è riuscito a accaparrarsi 1-0,
moto elettrica da enduro, quindi qualcosa almeno riuscirà a fare, spero. Bello questo tratto del sottobosco. Scusate se in questo video sto parlando poco, ok, che sono sempre, quasi sempre da solo, e in più sono concentrato a non fare casini, e allora diciamo che non ho molto da dire. Bello intrigante questo passaggio. Non farla bloccare, mi raccomando. Eccola, cosa ho appena detto. Questo bello piccantino questo passaggio. Jader, mitico Cesare. Che bella la cove però, eh. Mi sa che dopo questo salitone io vado diretto a Rimini, perché inizio ad avere dei crampi abbastanza troppo frequenti sulla mano destra, e quindi non riesco ad usare il gas e prima di evitare di farsi del male meglio prevenire. In questa seconda parte, dopo il ristoro, ci sono questi salitoni ripidi, smossi, stretti, e io, eccolo, vedi che inizio ad accusare la stanchezza. Mancano un'ottantina di chilometri all'arrivo sui 220, ecco, vedi, sbaglio anche la strada, devo andare di là. Guarda, non riesco a chiudere l'indice. Sto cercando di muoverlo per sbloccarlo, ma dopo qualche minuto ritorna e si blocca completamente. Adesso anche il secondo, non mi ricordo come l'annullare, boh, vabbè. Sentilo, appena... No, non ci siamo. Peccato, perché il percorso è veramente bello. Però quando arrivi a queste situazioni che non riesci a gestire il corpo e quindi di conseguenza anche la moto, è meglio gettare la spugna prima di farsi veramente del male, perché qui è un attimo veramente. Allora, sto provando ad andare avanti, vedo se sono terratini abbastanza semplici, vediamo se riesco a tenere botta. Eccolo che ritorna il crampo, no! Aiuto! Basta! Per oggi ho dato! Ho detto, per oggi ho dato, e invece guarda dove sono. Ma adesso veramente ho fatto un jolly prima, anzi appena adesso. Un buco profondissimo in discesa,
mi si è spenta la moto, perché ovviamente ho preso un colpo incredibile. Adesso sul serio, adesso taglio veramente. Oh, taci che l'ho tenuta, ho i polsi, gli avambracci che sono un blocco di cemento. Purtroppo, come già detto prima, sono costretto a tagliare l'ultima parte, mancavano una sessantina di chilometri alla fine. Non me la sento di proseguire, perché se trovo ancora percorsi come quelli di poco fa non ce la faccio. C'è anche domani, devo sapere quando si è arrivato al limite, anche perché non sono allenato, non sono, cioè, diciamo, sono le prime volte che faccio questo tipo di cose, e va bene così. Ripeto, c'è anche domani. Domani il percorso sarà un po' più breve, quindi sicuramente quello riuscirò a completarlo abbastanza agilmente, spero, sperando che non ci siano sorprese anche domani. Comunque dai, ci vediamo a Rimini. Buongiorno dal day 3 di Malmotor, siamo qui nel paddock che è ancora abbastanza vuoto, perché oggi ci sono due orari di partenze. Oggi si albeggia, per chi vuole fare ancora una volta la spiaggia come sottoscritto, partenza alle 7, per tutti gli altri alle 8. Si è deciso di fare due orari di partenze per evitare qualsiasi problema con i bagnanti, dato che oggi è domenica, quindi c'è altissima probabilità di trovare troppa gente in spiaggia, e per evitare qualsiasi problema, inconvenienti e probabili incidenti, dato che la gente, anche se c'era il divieto di bagnazione per il passaggio della moto, se ne frega, quindi bisogna adeguarsi un attimino. Allora, sono le 6.45, tra 15 minuti si parte, e oggi tappa Brevina, sì, sono 110 km, e purtroppo l'ultimo giorno. Buongiorno. Ti carico? Sì. Alessandro, mi raccomando, faccio sognare. Inizia così, con un pezzo croccantino, questa ultima giornata di Malmutor. Oggi traccia breve, 120 km tra spiaggia e trasferimento, ne abbiamo già fatti una trentina forse, perché sono 84 all'arrivo. Madonna! Cazzo è la strada. L'ho lanciata anche oggi, caduta stupidissima. Minchia. Ho rotto anche la leva del freno, perché ieri ho perso il cavallotto, non so come, non so perché. E quindi il paramano non è fissato e si è piegato. Vai, vai, vai! Bello deciso! L'ho dimenticato
in questo pezzo. Mi conviene andare indietro e riprovare? Sì. Dai, serve una mano per scendere? Adesso parto piano piano così. Occhio. No, ma vado indietro così. Occhio. Se no, sai che la faccio? Faccio la strada. No? Faccio prima. Torno indietro. Prendo e faccio la... Tagli. La spataca. Grazie. Prego. Adesso sono riuscito a farlo. Non so come. Guardate dov'è la moto. E c'era un tipo qua, quel tenere, bloccato. Ci sono passato a fianco. Sono arrivato qui su impennando. Minchia. Nel peggior modo possibile l'ho fatta. Qua, di qua, ai ai ai. Oggi è breve però. Che spettacolo oggi. C'è stata la prima parte bella impestata e in teoria la seconda è un po' più blanda verso l'arrivo. Guarda che paesaggi. Guarda che paesaggi. Siamo arrivati alla fine anche di questa Malmutor. E allora adesso direi di riposarci un po'. Sì, il parco chiuso è quasi vuoto perché alla fine siamo stati veramente pochi a partire alle 7 del mattino. Quindi diciamo che sono arrivato un'ora prima rispetto alla grande maggioranza dei piloti. L'organizzazione però ha voluto chiudere in bellezza questa prima edizione di Malmutor allestendo sulla spiaggia di Rimini un piccolo tracciato fettucciato dove dei crossisti si sono dati battaglia per tutta la giornata. Si chiude così questa prima edizione della Malmutor e a questo punto non vedo l'ora sia l'anno prossimo per partecipare di nuovo a questo fantastico evento. Bene, questo video finisce qui, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati con l'uscita dei miei video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!